Silvio Paolucci, capogruppo PD, oggi tutto il PD regionale fa un bilancio di attività dell'anno e anche una prospettiva per l'anno prossimo. Sì, intanto un bilancio, quello del 2021, positivo per quanto riguarda il Partito Democratico e ovviamente il Partito Democratico abruzzese. Il Partito Democratico è tornato ad essere, secondo i rilevamenti, il primo partito, ma soprattutto è stato un partito vicino ai grandi temi e alle grandi questioni, dando risposte. Partito della salute, del lavoro, del PNRR, il rapporto con l'Europa che si è finalmente invertito, del rilancio, della ripresa e ovviamente a favore e a fianco della scienza per combattere insieme questa pandemia, così anche in questa regione. Nel combattere un presidente, il presidente Marsilio, che a volte di circostanza è troppo spesso più il presidente di Fratelli d'Italia che il presidente della regione Abruzzo, per le sue dichiarazioni, le sue affermazioni sulla salute, sulla questione dei Novax, sulla questione relativa alla sanità dove sta producendo un debito e ribalta sempre le responsabilità al governo. Ecco, un lavoro oggi di opposizione, ma che ha anche costruito, come i risultati dalle provinciali alle amministrative comunali hanno dimostrato, e che ovviamente rilancia un progetto nuovo per il 2022. La nostra solita responsabilità di fronte a un bilancio che è illegittimo perché mancano i provvedimenti previsti dalle norme nazionali, il piano di rientro per esempio, e che è molto fragile anche per tanti altri motivi, dal taglio ai trasporti alla mobilità passiva che esplode sulla sanità, per passare ovviamente ai tagli dal diritto allo studio e alle questioni relative a tutta la programmazione sanitaria delle infrastrutture o europea, di cui non vi è, per quanto ci riguarda, alcuna traccia in nessuno dei documenti di programmazione e contabili che sono stati presentati. Da ultimo, ma non ultimo, direi più importante, viene meno la più grande promessa elettorale del governo Marsilio. Avevano promesso, con una norma inserita peraltro a inizio 2020, che avrebbero tagliato le tasse. Ecco, gli abruzzesi possono ormai dire addio a questo taglio delle tasse, perché è questa la gestione di chi vuole assolutamente prenderci in giro, come il governo Marsilio ha dimostrato in questi mesi.